Ed eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buon. No, io il microfono stato. Good morning, buon mercoledì. 14. Buongiorno, prego. Buon 14. Buon 14, buon 14. Buon mercoledì. Oggi parliamo di cose molto importanti. Noi sapete che ci teniamo molto a chi lavora, diciamo, nel terzo settore o comunque a favore degli altri. Sì. Abbiamo Elisa Masiera e Elena Rossi con noi. Siamo, beh, con Elena soprattutto sono diversi anni che collaboriamo in diversi ambiti, quindi ci fa piacere particolarmente averla. E intanto, subito, se trovo cartello, Sì, bravo. tutto qua sotto, mi avete Complimenti. Ecco, riempito di fili. Bitte und Schitz. allora, i gradi sono 20, il cielo è nuvolo, con accumuli vari più Sì, abbastanza consistenti. Hai importanti a certi punti, sì. notato come sono ormai Ma sei diventato un meteorologo fatto e finito. professionista, professionista. Proprio una Ecco, roba che spezza potrebbero fuoco. esserci temporali sparsi nel Piemonte, Dicono? e soprattutto nelle zone Io ho montane. messo la cravatta, pensavo che facesse 10 gradi, come dicevano tutti i No, meteorologi, ma invece è più caldo di ieri. è inutile che vuoi fare. Chiamami al mattino, ti svegli quei 5 minuti prima, mi chiami e io ti dico Praticamente non tutto. posso neanche più andare a dormire, l'ora che arriviamo. Ma smettila, Vabbè, dai ragazzi, c'hai Corriere una della Sera, prima certa pagina, dai, su. età. Ecco, la stampa ha detto anche la bugiarda. Salutiamo Allora, Serena Tettoni e Giorgio Farini brava. che sono arrivati per primi, hanno vinto loro oggi. Allora Giorgio, saluta anche la signora. Saluto la Rossella. La Rossella. Allora, vedete Anche il. Elisabetto Netti. Buongiorno Buongiorno Presidente, Presidente. buongiorno. Siamo sottoposti al potere, non proprio siamo sdraiati. Sì. Parliamo di. Se avete un presidente anche voi, ditecelo. Della Fondazione Italiana dei Fomi. Sì. Oggi parliamo di due iniziative importanti che vengono implementate qui in Alessandria. Abbiamo i responsabili del marketing e della tesoreria e del fundraising, meglio ancora, della fondazione, ma soprattutto ci interessa farvi sapere che cosa fa la fondazione, dove vanno questi fondi quando vengono raccolti e come potrete partecipare a queste iniziative, che tra l'altro ho visto sono anche interessanti, Ecco, piacevoli in un senso e nell'altro. un Gigi attimo Arnera, solo. buongiorno. Gigi, buongiorno, tieni pronto che potrebbe succedere qualcosa oggi. Speriamo di no, cose Cosa spaventose. ne sai tu? E sono preoccupato. Sono sempre cose che non ti riguardano. No, no, quando c'è E di peso tu poi mi preoccupo. anche Sergio Anna, Oh, grande buongiorno, buongiorno. Sergio, grande Sergio. Devo dire, ieri abbiamo Spettacolare. passato un paio di ore con loro, fantastiche, veramente Meraviglioso. dobbiamo ringraziarli. Roberta Boido, buongiorno Buongiorno, Robby. buongiorno. E E Maurizio Benzi, arrivano tutti, bene. Roberto Carbone, Ok, e il nostro tassista di fiducia, Maurizio Maurizio. Benzi, sì. Allora, parliamo di noi, Fondazione Italiana dei Fomi. Diamo praticamente per scontato che si lavori a combattere queste malattie. Raccontateci che le malattie, come sono, l'incidenza che Quando è hanno. nato, insomma, Sì. un po' della vostra associazione. Allora, la Fondazione Italiana Linfomi nasce qui ad Alessandria nel 2010 e è il frutto dell'unione di gruppi di ricerca diversi che c'erano in Italia, che poi appunto per diventare più forti hanno deciso di unirsi sotto un unico cappello, che è appunto quello della Fondazione. E è nata qui, ha sede operativa in Alessandria e a Modena, siamo 22 dipendenti. E conduciamo appunto ricerca su questa patologia. I linfomi sono dei tumori oncoematologici, quindi del sangue, che colpiscono i linfonodi e poi possono diffondersi ad altre parti del corpo sostanzialmente. E colpiscono in maniera indifferente sia i giovani che gli anziani, quindi appunto è trasversale come tipo di malattia e ha un'incidenza di 15.000 casi l'anno, quindi due ogni ora. Sostanzialmente. Ci sono oltre 40 tipologie di linfomi differenti, quindi la ricerca è importante nella misura in cui si va sempre in una direzione di terapia personalizzata, quindi essendoci tante tipologie di linfoma, la ricerca deve essere sempre più accurata e sempre più specifica, in modo tale che i pazienti possano rispondere meglio alle terapie, Oggi sostanzialmente. la possibilità di guarire, o comunque dipende
ovviamente come sempre credo della prevenzione, no? E quindi... più la non si può tanto parlare di prevenzione nell'ambito dei linfomi perché non sono individuati dei fattori scatenanti al di là di quelle che sono le classiche regole di vita che si possono applicare in generale per i tumori, quindi magari il fumo piuttosto che attenzione a certi modi di cibi piuttosto che esposizione ad agenti chimici, però non c'è una prevenzione diciamo specifica sul tema linfoma. È una malattia che è diventata sempre più guaribile, però ci sono ancora tanti casi e tanti pazienti che non riescono a ricevere un tipo di cura che può salvarli. Quindi, ecco, qual è il primo segnale per cui uno... È una malattia subdola, nel senso infatti... che a volte si manifesta con dei rigonfiamenti, appunto i linfonodi ingrossati che possono appunto manifestarsi in maniera chiara, però non è detto che per forza accada, a volte i sintomi sono più subdoli, può essere una febbre, sudorazione notturna, quindi non è sempre così immediato riuscire ad identificare della patologia insomma a strettissimo giro. E le cure so che comunque sono a un buon livello, cioè la possibilità, la speranza di guarire, e vi dico che ho un'amica, una carissima amica che mi è guarita, sono diciamo non c'è mai la certezza, però abbiamo delle speranze rispetto ad altri tipi di... Sì, la ricerca negli ultimi 20-30 anni ha fatto dei passi da gigante, quindi sicuramente appunto la direzione è quella, sono migliorate tantissimo le terapie e l'obiettivo è anche quello di renderle meno invasive per il paziente ovviamente, quindi che siano sempre più mirate e che soprattutto riescano anche magari a gestire meglio quelli che sono gli effetti collaterali che poi sono collegati alle terapie. Anche quelle, esatto. Perché purtroppo comunque devi intervenire e queste cure qualcosa... Salutiamo anche Giovanni Rossi che ci è collegato. Ho visto che è arrivata presto oggi. Ma te l'ho detto, fa le prove per andare all'asilo. All'asilo, dice? Al nido, insomma. Il ragazzo... Salutiamo Stefano Fracchia, Marino Andrea che si sono connessi finora con noi anche su Instagram. Bene, ok, tutto questo comporta anche una serie di ricercatori, di studi che si impegnano in queste ricerche, ma costa. Esatto. Per cui le associazioni come le vostre, la Fondazione Italiana per i Linfomi, comunque vedete dietro il loro logo, raccolgono, lavorano per finanziare questa ricerca sostanzialmente, perché penso che la cura è comunque a carico del sistema sanitario nazionale, no? Quindi voi lavorate dipende, su... dipende anche. Perché la fondazione mette diciamo a disposizione il suo sapere attraverso i medici che costituiscono la rete associativa della fondazione, collabora con circa 150 ematologie distribuite su tutta Italia, ma fa anche protocolli di ricerca scientifica, quindi mette a disposizione dei pazienti delle terapie che non sono quelle standard, ma studia nuove terapie o nuove combinazioni di farmaci per cercare di fare in modo che si migliorino quelle che sono le terapie standard attualmente disponibili. E quelle non sono spesso passate dal Servizio Sanitario Nazionale, ovviamente. Quindi interviene la Fondazione tramite accordi con case farmaceutiche, eccetera, per metterle a disposizione dei pazienti che altrimenti non avrebbero accesso a quelle tipologie di cura. Quindi prima e dopo intervento. Esatto, esatto. Questo è ancora meglio. Ci sono due iniziative interessanti, importanti e direi anche piacevoli, onestamente è bello anche partecipare e fare del bene quando si ha un po' un momento di piacere. Parliamo della prima, questa dei ristoranti. Cosa sì, sì, che è proprio in partenza in queste ore. Abbiamo lanciato l'anno scorso un format proprio qui su Alessandria, dove appunto c'è la sede operativa e anche legale. Si chiama C'è più gusto con la ricerca. Appunto, lo abbiamo ideato l'anno scorso per provare un po' a unire, no? Vari attori del territorio, sempre nel nome della ricerca scientifica sui linfomi. Ci siamo posti prima di tutto un problema anche di promozione della nostra attività per farci un po' conoscere, perché a volte questi argomenti sono un pochettino difficili da portare nei contesti, no? Sociali e culturali della città. Meglio, certo. Sì, in effetti sì, perché a volte è un po' più complicato.
E quindi abbiamo coinvolto in primis Ascom, Confcommercio di Alessandria, il comune, la città di Alessandria, per creare una rete di amici locali, ristoranti, bar, amici di FIL li abbiamo chiamati. Quindi c'è più gusto con la ricerca, parte tutti gli anni il 15 settembre, perché è la giornata mondiale per la consapevolezza sui linfomi, okay. E tutto il mese di settembre, quindi, è domani. Dedicato, domani, esatto. E per un mese farà succedere un po' di cose in Alessandria, cioè abbiamo creato questa rete, quest'anno sono 14 locali, bar e ristoranti del centro cittadino, ma anche del resto della città, in cui verrà proposto per appunto un mese un piatto o un drink della ricerca, cioè nel menu viene inserita una proposta speciale che i cittadini, i clienti potranno scegliere. E ovviamente una parte del ricavato sarà devoluto a noi per sostenere questa ricerca, insomma, che è quotidiana, no? Che viene svolta nei centri. 14 ristoranti, 14 locali, non solo ristoranti, locali che partecipano, potrebbero anche dare molto, perché comunque se orientiamo la gente, le persone a consumare lì. Esatto, sì, è un po' quella l'idea, no? di creare questa rete. Poi è nata l'anno scorso. Dopo il periodo anche difficile del Covid, l'abbiamo pensato anche a un modo per far tornare le persone, no? nei locali, a vivere momenti di convivialità. E quindi, insomma, l'invito è quello di andare in questi 14 locali. Hai voglia di elencare? Li leggiamo, sì, sì, volentieri. Allora, abbiamo l'Arteria, abbiamo il Bio Caffè, abbiamo il Caffè Alessandrino, abbiamo il Bistro Cavour, il Gallo d'Oro, il Gypsy. Abbiamo Op Mangiare di Birra, il Moscardo, Inale Caffè, la Poligonia, la Pizzeria Condurro, la Pizzeria Sole Luna, poi abbiamo il ristorante Timo e Rosmarino e il Vesuvio. Quindi abbiamo bar anche per i cocktail, abbiamo pizzeria, abbiamo ristoranti, si può andare anche a mezzogiorno. Insomma, c'è una completezza. Si può andare, ecco, tutte le sei già un qualche piatto? Sì, allora abbiamo gli agnolotti, che sono un po' il grande classico che viene proposto in un paio di ristoranti. Poi abbiamo proposte anche un po' più innovative, abbiamo del pesce, abbiamo degli hamburger speciali, in particolare da Hop Mangiare di Birra si è inventato il piatto Io Ricerco, lo ha chiamato così in onore della ricerca scientifica. Poi abbiamo un piatto forte della Poligonia, che è già presente nel loro menù, che è Marrakesh, che è questo piatto esotico, e sarà dedicato a noi. E poi abbiamo delle pizze un po' speciali, sia Condurro che Sole Luna. Dunque Sole Luna abbiamo gorgonzola e fichi, e invece la pizza Condurro l'ha voluta verde, perché verde è un po' il nostro colore, quindi sarà una pizza al pesto. Bene. Più un dolce, sì, speciale, quindi insomma si spazia. Sì, poi abbiamo anche gli aperitivi, abbiamo... Quindi si poteva fare un aperitivo e poi spostarsi, sì. Quindi è un'iniziativa anche piacevole, come abbiamo detto, e vi porta anche a girare o conoscere locali che magari non avevate conosciuto prima o che non avete ancora frequentato, magari passandoci davanti, sa quello com'è. È un'occasione di andarlo a provare. Esatto, sì, l'invito è questo, insomma. Quindi questo durerà dal 15... Da domani fino al 15 ottobre. 15 ottobre, quindi abbiamo un mese di tempo, perché... siamo tutti coinvolti. Siamo tutti coinvolti. Certo. E anzi, invito gli amici che ci seguono da fuori Alessandria, quindi magari quelli che ci seguono su Telecupole, a venirci a trovare. Come sapete, ad Alessandria ci sono tante iniziative in questo periodo, abbiamo passato il Capodanno Alessandrino, aperto per cultura, ci sarà sabato prossimo Gagliardo tra i mercanti. Gagliardo tra i mercanti, che è un'iniziativa, ve la facciamo vedere, che coinvolge le vie, coinvolge e, i negozianti. E anche il centro di ufologia. Il centro di ufologia? No, perché... No, sì, adesso... E sai che adesso... Guarda, io ieri sera ho visto dei commercianti che avevano il binocolo, sì, in via San Lorenzo, sono pronti, sì, perché cercavano i marziani. Sì, perché il giorno, soprattutto il 17, 18 sabato e domenica, a parte tutte le altre iniziative, scelta la moda, museo civico, Marengo Museum aperto, il museo della bicicletta, sì, aperto. Ma adesso la giapponese, quelle sono cose normali. No, poi arrivano c'è la mostra ufo ludico. Arrivano i marziani. La domenica, sì, ci sono
C'era la leggenda dell'assoluto Gagliaudo rappresentata nelle vie del centro, soprattutto in via San Lorenzo. E i marziani, se non vi sono, simpatici, devo cercare di stare non serio. Non picchiateli. E ci sarà la rappresentazione Marte chiama Gagliaudo. No, ma no, dammi, che non... Marte chiama Gagliaudo. Ecco, allora, due figuranti, o sai leggere le notizie o... Generalmente riesco. Due figuranti vestiti da marziani gireranno tra le vie del centro in attesa dell'appuntamento alle 17, quindi 17, in via San Lorenzo, angolo via Bergamo, con Gagliaudo. Riusciranno a comprendersi? Ecco, questa è uno dei motivi per cui... Allora, Gagliaudo sta facendo un corso di ufologia, per cui si parleranno benissimo. No, ci sono soprattutto i banchetti, i negozi espongono anche sulla strada i loro prodotti, hanno le vetrine addobbate a festa e si può anche vedere le novità, per esempio dell'abbigliamento e delle nuove stagioni. L'occasione per chi viene da fuori, magari viene Gagliaudo tra i mercanti, è di raggiungere, poi li riciteremo successivamente, i bar o i ristoranti che aderiscono a questa iniziativa, perché fate del bene a voi, perché girate in Alessandria ed è una buona cosa a vedere i negozi, magari fare shopping. Vi divertite, perché Marte che chiama Gagliaudo e sarà sicuramente una rappresentazione che vi resterà nella mente. E poi fate del bene consumando, certo. Durante la giornata, se venite da fuori, qualcosa mangerete. Ecco, questi sono i locali che vi consigliamo da... Fammi salutare anche Marietto, ciao Marietto. Buongiorno, Giorgio Reperto. La nostra signora della CNN, è arrivata anche lei. Che se potesse darci delle notizie più stringenti. Sì, sulla l'ideale. Giorgio Reperto, hai visto che stile è? Fantastico. Sì, è Giorgio molto. Reperto secondo me deve portare all'altare tutte quelle che chiedono di essere portate all'altare. Anche lui potrebbe fare il modello. Ha uno standing favoloso. Sì, hai notato? Sì. Beh, anche il passo. E Patrizia Io ho visto un piccolo reel. Prego? Ho visto un piccolo reel e ha un passo... Sì, da bersagliere. No, ma non rovinarmi la cosa. Sono il suo agente, perché... Ah, per quello che stai facendo un po' di promozione. Lo piazzo come accompagnatore ufficiale all'altare. Sì. Cioè, metti mai che una non ha voglia di avere il solito papà, fratello, cugino, eccetera. Dice, ma voglio un bel uomo. Esatto. No? Perché magari il papà è un po' bruttino. Sì, costoso. Allora, allora, tac, arriva Giorgio, costa poco. Ecco qua, intanto vi facciamo vedere. Tanto accompagna solo l'altare, poi sparisce. Questo manifesto verrà esposto anche nei locali. C'è anche Silvia Stragno con noi. Buongiorno Silvia, benvenuta. Buongiorno. E sì, Marietto, sì, esatto, sarà. Ecco, e all'interno dei locali sarà possibile riconoscere questo tipo di comunicazione, esatto. Con tutti i materiali, e ci sarà anche un adesivo Amici di Phil che verrà posto fuori dai locali. Okay, questo aderenti. È il logo, questo è, c'è più gusto per parlare con la ricerca, è effettivamente questa iniziativa che vi invitiamo a cercare nei locali in giro per la città. E ho visto che avete degli sponsor che vi aiuta, e questa è un'ottima notizia. Sì. Ah, ecco, Giorgio Repetto mi significa assolutamente gratuito, vedete, è un signore. No, non ci dice Patrizia Garone che temperatura c'è da lei. No, ma secondo me piove da Mametta. Ma non so. Piove. Dici? Non ho detto niente, non c'è un sorrisino. Infatti, non c'è... Solo il sorrisino. C'è il sorrisino, sole che... Visto che abbiamo ancora abbondantemente tempo, Marietto ci dice anche che c'è un raduno di ferraglia alla cittadella, quindi... Tanto poi vanno in giro per... Sì, poi c'è la musica, c'è anche la musica. Lascia perdere, non mi interessa la musica. Inoltre, accanto a questa iniziativa, sempre per raccogliere fondi, sempre per la Fondazione Italiana Linfomi, c'è una lotteria. Sì, anche questa è un po' una novità di quest'anno, in realtà questa è proprio nata... In questi giorni, proprio durante l'estate, mentre faceva molto caldo, pensavamo al Natale, pensavamo a iniziative autunnali. È arrivata anche del ghiaccio comunque. Sì, ovviamente, perché... No, perché sai,
sennò uno poi va in ebollizione. Vabbè, infatti, allora raccontateci un po'. No, è la prima lotteria che si chiama Un cuore per la ricerca, l'abbiamo chiamata così. 10.000 biglietti, questa è un po' una sfida, vendere 10.000 biglietti sulla provincia, sul territorio della provincia, quindi ragazzi, lanciamo l'appello. Allora, ragazzi, allora vogliamo dei referenti per ogni paese. Esatto. Sarebbe molto utile. Allora, proponetevi, va bene tutto, dobbiamo vendere questi 10.000 biglietti. Raccontiamo anche chi è fuori da Alessandria, o comunque chi è di Alessandria, dove si comprano. Sì, allora innanzitutto ogni tagliandino, ogni biglietto costa 2,50 euro, quindi un prezzo assolutamente, insomma, popolare, accessibile. E poi l'estrazione sarà a gennaio 2023, quindi abbiamo davvero tre mesi, c'è cioè tutto il periodo natalizio per bici, dai, li fulminiamo. E li potete trovare direttamente da noi, quindi noi siamo al Palazzo Pacto, Spalto Marengo 44, abbiamo la nostra sede operativa, oppure insomma sul resto del territorio abbiamo amici, simpatizzanti, volontari che distribuiranno. I volontari. Che le vendiate tutti, è sicuro. Sì, verrete a festeggiare qui con noi la vendita di 10.000 biglietti. Va fatta. Tutto bene. Poi torneremo. Anche in discussione. Eventualmente li date anche a noi qualcuno. Sì. Sì. E vi diremo dove potete raccoglierli, dove bazzichiamo noi, ma ci conoscono quasi. Come dove bazzichiamo noi? Dove perché devi adoperare questi del bazzichiamo? Non è sì professionale, sì, pure. Nei locali che frequentiamo con Gaudio e Profitto potrete trovare questi biglietti che vi elargiremo dietro al compenso di 2,50 euro. Ti piace? Allora avete dei monopattini per andare in città a distribuire. Ne abbiamo in tutti i negozi. Sì. Poi allora basta spostarsi nelle altre città e io dico che i commercianti secondo me vi aiuteranno. Sì, assolutamente. Io spero, ecco, voglio dire. Sono convinto di sì, sono tutti molto attenti. Collaborativi, anche Ascom insomma ha detto che ci darà una mano, sì. E ci sono dei premi, interessanti. Non è una lotteria finta. Che premi? I premi. Una cena con me è prevista? Qual è il primo premio? Possiamo portarti in uno dei ristoranti in cui insomma sì. è prevista la cena. Così compri poi il piatto del. Ma no, ma io volevo essere il premio, cioè una cena con me. Questo è un premio che. Adesso è metteremo in considerazione. La lotteria già fatta e hanno avuto grande successo. No, abbiamo un iPhone. Per esempio i bagni Stella, giù in Belgione, ce ne 7-8 bagni Stella, hanno fatto questo tour con me e hanno avuto grande successo. Hanno venduto tutti i biglietti della lotteria. Gli ottantenni se sono capolati tutte loro. Bravo. Come l'hai capito? C'erano tutta una serie di signore un po' oggi che mi hanno detto, che bello! Cougar. Age, sì. Non essere maleducato. No, io dico. Ecco, no, raccontiamo quali sono i premi. Fanno subito capire che conviene partecipare. Beh dai, sì, abbastanza. Sono belli, eh. Primo premio è un iPhone 13. Ah, però. Nuovo. Nero. Midnight. Poi abbiamo una borsa che ci è stata donata da Max Mara, molto, insomma, molto bella, di pelle, quindi insomma molto, molto elegante. E terzo premio, un diamante da 25 punti, New Brill. E poi via via tutti gli altri, abbiamo elettrodomestici come un tostapane, uno spremiagrumi. Abbiamo due cene, quindi abbiamo una cena al ristorante La Fermata di Spinetta Marengo, che ovviamente lo conosciamo, è stellato. E al ristorante Anna Ghisolfi di Tortona. Bene. E poi altri prodotti, abbiamo l'aceto balsamico extra vecchio che ci arriva direttamente da Modena, l'acetificio Carandini, è davvero un prodotto di nicchia, 100 ml di aceto balsamico che ha un valore davvero importante. E poi per gli sportivi abbiamo un buono per compiere un bike tour a cura di Life Bike, che è questa realtà alessandrina di giovani che si sono messi a fare le guide bike. Prodotti gastronomici offerti da Lotteria Soresina, due box di varie dimensioni,
E poi un'altra nostra eccellenza del territorio, i baci di gallina, che sempre aderiscono. Cioè, praticamente vincono già tutti qui. Sono 15 premi. Abbiamo 15 premi. Tanta però, roba. Sì. Il Barbera di Pico Maccaio, il Barbera di Pico, la Grappa Mazzetti d'Altavilla e poi delle candele fatte a mano di cera vegana. Quindi insomma 15 premi e apriamo anche questo. Scusa, ma, oggi. Adesso, non vorrei dire, ma la cera di default è vegana. Allora questa ragazza che abbiamo conosciuto da poco utilizza, adesso non so spiegarti il perché. Perché la cera No, però i vegani è come il latte, miele non lo mangiano perché dicono che viene tolto dall'alimentazione degli animali. Utilizza la soia al posto di qualcos'altro, quindi adesso tecnicamente... Va bene, no. Mi è chiaro, adesso mi è chiaro. Ti è arrivato il messaggio. Allora, ci sono un mucchio di premi, alcuni proprio premioni, altri comunque di... Il sito dove trovate tutte queste cose che vi abbiamo raccontato, fondazioneitalianalinfomi.com. Sicuri? Perché abbiamo cambiato da poco il dominio, filinf.it è sicuramente, però fondazioneitalianalinfomi.it è l'altra alternativa più semplice. Comunque su entrambi Google vi aiuta, guardate, ci trovate, lo potete usare sicuramente. Google, ecco, come si dice, i biglietti. Per chi volesse farsi così portatore di distributore di biglietti anche in centri sportivi, a chi si deve rivolgere? Sempre a noi. Sì, c'è un numero. Palazzo Pacto, ci siamo praticamente tutto il giorno. 0131 033 3152. Ok. 0131 033 3152. Vi rispondiamo noi, esatto. Quindi avete questo Stefano Fracchia, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. E, era proprio per avvicinare il più possibile persone che possono aiutarvi nella distribuzione. Sì. Tanto torneremo i gran aziendali, torneremo a raccontare anche chi sono i locali che partecipano a questa iniziativa. Salutiamo anche Claudio Gilli. Claudio Gigli. Buongiorno. Ciao Claudio. Grande musicista. Sì, veramente. Ha partecipato anche, mi sembra. Allora, Ombre Russe sul vuoto. Ti pareva che non arrivava qualcosa prima delle votazioni? Secondo me era Meloni. Ma l'hanno preso tutti. Dicono, ma ieri Salvini ha subito minacciato Correle. Correle, sì. Se non c'è la certezza, direi che... Cioè, vabbè, insomma, il fatto sta che qui erano tutti in buoni rapporti, no? Avevano detto che era solo il cavaliere in buoni rapporti e la Merkel. Sì, ma mi sembra che anche Letta, con 37 contratti firmati durante la sua presidenza del Consiglio. E Letta dice subito, adesso agisca il Copasir. Sì. Cosa c'entra il Copasir? È il comitato di controllo. Sì, ma cosa c'entra? Dire di Crosetto è altro tradimento. In effetti potrebbe essere definita così, se fosse vero, ma lo vedremo. Ma poi da sempre i think tank, le fondazioni, anche quello che ha lei, quel think tank che è basato a Londra, Barone. A proposito, il lutto non l'ho visto sulla... Non ho trovato la striscia. Ma come facciamo? Non lo so. Vi diciamo fin d'ora che probabilmente lunedì non ci saremo, perché il barone va ai funerali, è stato invitato e quindi questo ci fa molto piacere, e noi terremo chiuso per lutto. Sì. Anzi, va così, no? Per lutto, sì. No, ma se non trovo il cosino, poi nel pennarello tiro una riga sulla telecamera. Ecco. Così quando ci vedono... Quando ci vedono. Poi se la pulirlo, va. Ma quello... Vabbè, quello dopo. C'è il suo attendente, no? Per quello. Non so se è capace. Va bene. A Torino ieri la Meloni parla a una folla, direi, importante. Scusa, no.
Serena Tettoni ha inviato 100 stelle, scusa, Oh, nuovo? Grazie, sì, ma grande, Serena, grandissima. È fantastica. Vi ricordiamo cosa sono queste stelle, sono la possibilità, ogni stella vale un centesimo, chi ce le reagisce ci aiuta a creare un fondo, quando raggiungeremo i 500 euro al minimo li raccoglieremo e li investiremo in un'organizzazione internazionale che tramite le mangrovie combatte l'inquinamento climatico, le mangrovie mangiano moltissimo CO2 e stiamo partecipando a questo... 10 volte di più di tante altre piante. È la pianta in assoluto che mangia più. C'è Dennis che ci saluta, è ancora sì, là. È ancora là, ma sta per tornare. Ah, peccato, vabbè, poi ci racconterà. Com'è che è peccato? Ah, peccato che torna? Ma no, peccato per loro. Ah, peccato che finisce la vacanza. Fatto. Sta cercando il gommone per tornare. Il gommone? Sì, perché non ha trovato il biglietto di ritorno. Ma insomma, il gommone lo trovi sempre. Gommone lo trovi sempre. Sì. Porti il cagnolino, porti quello che vuoi. E sono 8.01, Riccardo, io farei un urlo e un paio di reti di pubblicità. Sì. Vuoi che vada prima con l'urlo o con la pubblicità? Vai prima con l'urlo. È sempre l'ora di un buon caffè. Pappa la pappa, pappa. E 2 minuti di pubblicità. But where we are today is where I wanna stay. Leave worries far away when you're here with me. I should just enjoy this time. Leaving all this behind, I just need to. We've all got demons, but I got a feeling yours and mine might get along. Oh, 'cause you're in the darkness, I can see where your heart. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, siamo tornati. Eccoci. Allora, ricordatevi sempre dei nostri sponsor che ci permettono di andare avanti in questa. In questa. Si può dire fatica? No, io mi diverto. Che cosa? No, nella trasmissione, non è una fatica, ci divertiamo. No, io faccio tanta fatica. Devo sopportare lei. Alcuni ospiti maschili che io non sopporto, mentre gradisco sì, ho visto che oggi sei particolarmente interessato. Hai visto? Stavo pensando di sedermi in mezzo a loro. Sì. Poi. No, non era il caso. Andiamo bene così. No. Vabbè, sempre te vicino, no? Non mi sembra veramente una cosa. Va bene. Dai. Dopo 9 anni il Presidente della Corte Costituzionale lascia l'incarico e lancia l'allarme, l'ultima lezione di Amato. No, ma pensa che meraviglia, ha dato lui le dimissioni. Beh, tanto ormai aveva maturato l'alta pensione. Non poteva prendere di più. No, di più di quello no. Più di quello? Aggiunge solo i 32. A proposito di più di quello, cari direttori boiardi di Stato, adesso, ce l'ho fatta ieri. Adesso pensate di avercela fatta, ma a costo di chiedere un referendum, di cui mi faccio portatore, quindi non una lira, non un euro di più. Non un euro di più. Perché adesso ci avete proprio rotto un po' i cabasisi. Quelli sono forti, eh? E quelli sono forti, ma noi facciamo non un euro di più. Riuscire a far passare. Ecco, hai visto che. L'unico al quale darei di più è Vittorio. È Vittorio. Caffè, Vittorio, è Vittorio, elegante, sì, hai diritto a un euro di più, lo chiederemo a Perugini per te. Per Vittorio. Va bene. Sì, sì. Grazie. Questo, grazie. Questo per chi è questo caffè? Lei, signor Ricci. Ah, grazie. che servizio è assolutamente. Riesce anche a passare dietro. Che bravo. Sì, ma sì. È magro. È magro. La moto lui. Sfina molto. È magro lui. Grazie Vittorio. Grazie. Bene. Ok. Siamo al meccanico caffè. Sì. Ma detto Serena, effettivamente che sembri sempre più il nipote povero di un assist. Questa immagine è eloquente. Nel barone e nel nipote povero. Certo. Sì. Certo. Sì. Serena sa che io il mio ramo della famiglia è il ramo povero della famiglia Onassis. Sì, però io ho cercato in tutti i modi l'occhiale, un po' di pancia,
belle donne, eccetera. Ma mancano. Ma quei piccioli. Vabbè, adesso. Io gli ho chiesto anche per favore, poi zio Ari, nei tempi in cui c'era ancora, no? Sì. Lascia. Sì, sì. Ari. Ari. Aristotele. Credevo che l'abbreviativo fosse diverso, ma. Eh? Credevo che l'abbreviativo fosse diverso. Quale? Tito, Lillo, Gigi. No, Ari. Ah. Lui fa musica, insomma, gli ho detto dacci qualcosa, niente. Niente, proprio. Ma proprio, non, si è dimenticata proprio di questo ramo della famiglia. È Lancino? No, no, si è dimenticata di questo ramo della famiglia. Ah, forse perché c'eri tu. In effetti io gli facevo un po' ombra. Quando andavamo nei locali che ci incontravamo, io ero anche giovane, lui era già anziano, io ero giovane. E piacevo di più di lui, se non fosse stato come adesso, se non fosse stato ancora qualche notizia, poi ritorniamo alle nostre amiche. Certo. Non hanno passato il tetto al gas russo, ma ovviamente, ma questo si sapeva, hanno aspettato che i russi non ce lo dessero più, così non potevano metterglielo. Sapete, vi abbiamo raccontato ieri la storia della Germania con la Russia, però ci vogliono imporre il risparmio, quindi l'impossibilità di utilizzare due elettrodomestici o più elettrodomestici contemporaneamente per tutto l'inverno. Vorrei salutare anche Cristian Palmieri. Buongiorno Cristian, benvenuto. Ciao, grazie di essere con noi. Ecco Cristian, tu potresti essere, lui è un bravo, come dire, uomo PR, di uomo immagine, sì. Quindi potrebbe distribuire un po' dei vostri biglietti della lotteria. Se hai voglia, passa, dicelo che ti facciamo lasciare qui un po' di blocchetti. Volentieri. E li diamo a... Faccio la parentesi, parlavi prima del che è saltato il blocco, il limite allo stipendio dei dipendenti pubblici, 250.000 euro, l'emendamento di Forza Italia, a Fratelli d'Italia, no, FI e Fratelli d'Italia. Quindi no, per sapere. No, FI e Forza Italia. FDI. A FDI, allora Forza Italia. Beh, un FI. E chi è stato? L'emendamento è stato loro presentato. Chi è stato? Non lo so, il gruppo. Quindi sappiate che le spese, allora, quando li voterete. O ci dite chi è stato e gli spezziamo tutte le ditina. No, perché in un momento come questo, aumentare lo stipendio a chi già ne incassa, insomma, una cifra. Ragguardevole, ti piace ragguardevole? Molto bello. Molto bello. Poi, espressione veramente. Se è aumentato lo stipendio del capo dello Stato, aumentiamolo anche il capo di Stato, ma non mai superiore. Sappiamo che già da questa derogano quelli che sono che hanno aziende partecipate e sono sul mercato. Mercato finanziario ovviamente, e questi hanno già l'opportunità, tant'è vero che Rai si è subito quotata per poter mantenere questa cosa, no? Una parentesi rapida, disabile precipitato dalla finestra, gli agenti erano senza mandato, è una brutta storia che speriamo che verrà, che venga svelata, spiegata prima possibile. C'è un problema sugli ecobonus del famoso 110%, forse si sblocca la situazione, ma in modo un po' artificioso. Comunque lo Stato ha messo dei limiti ai costi dei materiali che oggi come oggi non sono praticabili da chi. Ottima notizia, il grande sport in Italia funziona sempre, Torino ospiterà le ATP Finals dal 13 al 20 novembre, 85.000 biglietti già venduti. Sei? Vendite i vostri biglietti. Cosa sono? 10.000. Allora, sai chi allena Berrettini? Berrettini? No. Questo è uno scoop. Tu ti metti e vai a prendere a pallate da Berrettini, cioè no, tu scappi e lui ti prende. No, ho una macchinetta speciale che io sto fermo, gli lancio le palline. La macchinetta dei gas, quella che lui diceva che aveva senza sapere dove vanno.
lui non lo sa prima. Sì, beh, logico. Non sa la velocità, non sa niente. Io, zac, schiaccio il bottone. L'ha inventata tu, il palo di Agassi l'aveva già inventata 50 anni fa, quindi. Come? Tu non hai letto Open, il libro di Agassi? Sì, ma non... Quello che metteva nel cortile dietro, tutto il giorno, 10-12 ore a tirargli dentro. Ma non erano due immigrati che facevano... No, quelli loro non andavano ancora di moda. No? Poi era già lui immigrato, veniva già, già lui da fuori. Comunque, Berrettini lo alleno io. Rapidamente ancora, inflazione, ieri l'inflazione ancora alta, altissima, all'8,3 in America, ha fatto crollare le borse. Si teme, le borse americane temono una nuova stretta sui tassi, questo raffredderebbe ancora di più l'economia e c'è paura assolutamente fondata, perché l'effetto dell'aumento dei tassi è generalmente una contrazione del PIL, quindi non è una bella cosa. 4 miliardi la vendita di Italo, per favore vendetela anche a meno, ma vendetela. Ce n'è già costata 14 e mezzo, quindi direi che... Di che cosa? Italo. Ah no, Italo. Italo. In vendita. Italo in vendita. Dai, con la lotteria. Facciamolo. Con la lotteria investiamo e compriamo. Società ferroviaria, non è, io credevo ITA, perché c'è anche la trattativa su ITA e UE. No, ma è... Italo. 4 miliardi. È la Ferilli che ha detto basta di essere impegnato. Presidente Luca Crodeo di Montezemolo, Flavio Cattaneo è vicepresidente. Vedi? E ci sono Flavio. Sì. Flavio, la Ferilli gli ha detto adesso basta, ti devi dedicare un po' anche a me. Beh, sì. Comunque mi sembra che porti a casa 6 o 7 milioni di ma euro. Ma lascia perdere, a loro non servono quelli lì. È mancato Andrea Riello, 60 anni, sì. un imprenditore importante, anche lui. Lui è mancato per un... Senti, come hai visto il ritorno della regina a Londra? Avevano detto treno, poi hanno preso sto C... Due giorni di attesa, li mettete in coda due giorni per... No, ma lascia perdere adesso per vederla. Per vederla, so che lei ha canali... No, quindi... Non è quello. Il problema è perché hanno scelto l'aereo invece del treno? Il treno avrebbe fatto vedere a tutto il paese... in un qualche modo la regina, no? Sì, non ho idea di quale sia la motivazione, probabilmente per problemi in tempi, perché... Avevano problemi, avevano paura... No, si sta già allungando, essendo morta fuori dall'Inghilterra, hanno già avuto due giorni in più di esecuti, quindi... Allora, l'altra cosa che le volevo domandare, il suo kit, il casato, no, cosa prende? Niente. Non ho ascendenze scozzesi. Non puoi metterlo, tu arrivi e ti metti il kit a due schiaffi. No. Scusa. Io volevo sapere, perché lei non ce l'ha il kit? Perché non ho ascendenti scozzesi. Ma un cugino, una roba, no? Vabbè. No. Trovarlo un attimo, no? Perché la vedrai bene col kit, immagino, ragazzi. In trasmissione col kit. Facciamo una pausa dal kit, vi ricordo. Ah no, fermati. Ecco. Fermati. Ho una notiziona pazzesca. Immagino. Vedrai. Vai avanti, che abbiamo... Vedrai. Finalmente Maranello ha fatto il suo. E l'ha chiamata in un modo meraviglioso. Puro sangue. Mm. Non chiamarla su. Non voglio che la chiami su. Ah, non voglio, no? È un'altra cosa. È un'altra cosa. Sì, me l'hanno detto da Maranello. Me l'hanno detto. Però è di una bellezza sconvolgente. 470 cavalli per potersi muovere, almeno. V12. Chiamarla puro sangue mi sembra il nome esatto. Sì. No? E adesso faranno le gare. Da una parte c'è quella del Lamborghini, la Bentley, anche la Bentley, la Bentley, ma la Bentley mi sembra un po' 630 cavalli, ti metti sotto 630 cavalli, sei sicuro che spingono? Voglio essere sicuro dei cavalli qui. 470 mi sembra un po' pochi. Sì, forse 740. 725 cavalli, allora vai, allora abbiamo vinto. Mi sembrava strano, abbiamo vinto. Sotto
Un volo di 600 cavalli ormai la Ferrari non lo fa più. No, no, bellissimo. Poi è un po' tondeggiante, una linea meravigliosa. Allora, il nipote di Onassis a breve le vedrà. Allora ragazzi, no, parliamo nuovamente di quello e che... E voglio fare le gare con Fedez, lui okay. Con la Lamborghini, io sì. Con... Andate sui ghiacciai. Volevamo parlare di quello di cui abbiamo discusso nella prima mezz'ora con Elisa e Elena. Sì. La Fondazione Italiana dei Fomi è partita con due iniziative, partirà domani con due iniziative. La prima, c'è più gusto con la ricerca, dal 15 settembre al 15 ottobre, 14 locali. E in Alessandria dedicheranno l'incasso di un piatto speciale alla ricerca. Quindi quello che voi gusterete e pagherete sarà ancora più gustoso perché saprete che andrà per un'opera positiva. Vogliamo ripetere quali sono i locali? Certamente. Allora abbiamo Arteria, sono tutti i locali di Alessandria, certo. Arteria, Bio Caffè, Caffè Alessandrino, Il Gallo d'Oro, Gypsy, Op, Mangiare di Birra, Il Moscardo, Inale Caffè, La Poligonia, Bistro Cavour, la Pizzeria Condurro, la Pizzeria Sole Luna, il ristorante Timo e Rosmarino e il ristorante Vesuvio. Quindi recandovi lì e consumando il piatto che vi verrà segnalato sul menu, sicuramente sul menu, esatto, anche su un apposito cavalierino che metteremo okay, su tutti i tavoli. Perfetto. Avrete la possibilità di contribuire anche alla ricerca. Tanto più che, come ci hanno raccontato, alcuni piatti sono le specialità del locale, quindi se andate in quel locale a scrivere una specialità e sapete che fate del bene, bingo, no? È la cosa migliore di tutte. Questa è la prima iniziativa, durerà un mese, da domani c'è comunque il sito fondazioneitalianainfo.it e comunque cercate su Google e lì vi daranno tutte queste indicazioni. Seconda iniziativa alla quale parteciperemo tutti, sottolineato con punto esclamativo, la lotteria, 10.000 biglietti che ragazzi dovete aiutarci. Diciamo che tre giorni di ascolto li copriamo tutti, quindi ogni giorno compratene uno per avere come premio. Per avere come premio o un iPhone, è il primo premio, iPhone 13, una borsa griffata Max Mara, un diamante e oppure altri 12 premi che sono uno più bello dell'altro. Per acquistare i biglietti vabbè, c'è la fondazione che ha la sede qui nel Sandero al Pacto. Alla Pacto, sì, Spalto Marengo. All'Ascom, mi sembra che ce ne sono ancora. Sì, anche all'Ascom. Da noi, perché comunque benissimo. Avremo anche noi il nostro... Sì. E vi faremo sapere mano a mano che troveremo magari dei negozianti o degli amici che vogliono collaborare alla raccolta, vi faremo sapere dove potete trovarli. C'è tempo fino a fine anno sostanzialmente, sì. Per quale stazione sarà gennaio. Esatto. Potrebbe anche essere, questo ve la butto lì, pensandoci prima, un bel regalo, un presente, o questo biglietto da aggiungere a un regalo di Natale o comunque per la fine dell'anno, mettere anche un altro bigliettino che magari ti fa vincere una cena fantastica alla fermata, non lo butterei via, costa 2,50 euro, non è neanche una spesa esagerata, ma anche qui sapete che sono spese veramente bene, non tanto per il premio quanto per il fatto che il premio poi è la ricerca che ci aiuta a sopravvivere. Se vuoi aggiungere un premio io ci sto. Perfetto. come dire di no? Torneremo. Di no, basta dirlo. No, guarda che loro non sono maleducate come te, sono delle persone per bene e sanno apprezzare quando uno ci mette il cuore. Sì, tu hai messo il cuore. Io ci ho messo il cuore. Perfetto, sì. Quindi se Scala vincesse il premio tu vai con Scala a cena. Non ho problemi, con okay. Chiunque, anche con te. Anche con me? Sì, che è proprio una delle cose che proprio... Cerchi di evitare. Vabbè. Cerco di evitare, bravo. La Fondazione Italiana dell'Infomi, ricordiamo ancora che si occupa, facciamo ancora sì, di ricerca scientifica sui linfomi, che sono un tumore ematologico, 15.000 diagnosi ogni anno, quindi circa due ogni ora,
E la ricerca è importante per dare nuove terapie ai pazienti, per migliorare le cure esistenti e migliorare anche la gestione degli effetti collaterali che ci sono, insomma, affrontando la terapia, e per dare un supporto anche nella fase successiva, quindi dopo le terapie. Esatto, quindi tutto quello. Tra l'altro la fondazione, come ci raccontavano prima, non si occupa solo esclusivamente della ricerca, della preparazione dei ricercatori, dei medici, ma a volte interviene anche proprio nella cura, quindi aiuta in quel modo la guarigione, e direi che non ci si può esimere da partecipare a queste iniziative. Sono due, ve lo ricordo, ne parleremo ancora, mi tengo qui il logo, ne parleremo ancora da domani in avanti per un mese, continueremo a ricordarvi di andare a consumare, mi tengo anche l'eco dei partecipanti. E per quanto riguarda la lotteria, anche lì ricorderemo tutti coloro che si aggiungeranno per la raccolta dei premi. Anzi, invitiamo, buongiorno Brooke, invitiamo chi ci segue e che ha un'attività rivolta al pubblico o che fa parte di un circolo, di un gruppo di persone. Se voleste partecipare, mettetevi in contatto con noi, certo, o comunque con loro, e noi gireremo ovviamente a loro la vostra chiamata per partecipare a questa raccolta, perché direi che dobbiamo impegnarci tutti. Grazie. Anche Rosalba Cugnolo vi fa i complimenti. Rosalba, grazie. È un'altra persona che si dedica anche lei sul sociale. Molto, quindi, molto, molto. Ecco, da oggi partono la Davis, sì, Italia-Croazia. Ci saranno due commentatori, uno per la Rai Panatta, uno per Sky Bertolucci. Chissà che facciano un doppio, scendono in campo, fanno un doppio, vincono tra le vecchie glorie. Bella, no? Bella battuta. Vecchie glorie. Allora, a Torino apre invece dal 29 al 30 settembre Italian Tech Week, quindi è il suo salone questo. Sì, sì, sì. No? Mi piace molto tanto anche quello. Dove? No, dice di Alessandro, dai, dimmi se c'è qualcosa. No, è interessante questa. Dopo l'enorme successo che c'è sempre a Cuneo, ripete anche quest'anno l'Ottoberfest, sì, e c'è lavoro per 200 giovani. Lì la prova non è da poco, perché devi portare sti boccali di birra su un vassoio, e poi gli orari che sono prolungati nella sera, ma buone iscrizioni per la prima selezione organizzata nei giorni scorsi. Meno male, perché l'altra volta invece c'erano problemi di personale, sì, e hanno dovuto portarseli da Cuneo. Non facciamo sta figura, mi raccomando. No, penso, ecco, sentendo tanti giovani, penso che mancanza carta e quindi libri in ritardo. Io dico, ma adesso per le scuole, ma perché non gli diamo in comodato d'uso un iPad, un tablet? Un tablet, sì, grazie. In modo tale che si possa. Tanto dopo 5 anni lo posso prendere quelli dopo, no? Cioè non è che hai bisogno di qualcosa di fortemente tecnologico. Il Barone va avanti con l'iStone da tanti anni, si trova benissimo. Quando, a volte c'è il tasto un po' duro dopo lo scalpello. A volte, no? Quando si accende, sì, gli do delle martellate sopra e non passa, sì, lo stesso. Perché, ma, poi. L'avevo preso diesel perché costava meno, no? Sì. Il gasolio costava meno. Adesso che costa di più. A scaldarsi. Calma. No, a scaldarsi ce ne facciamo un po'. Certo. Capisci? Sono certo, quelle cose che spaccano. Poi. Un progetto su 10 temi per abituare i giovani alla lettura. Io questo lo trovo meraviglioso. E insomma, direi che queste sono le notizie principali. Articolo 1, in casa sull'ospedale si è scongiurata la privatizzazione. Ma chi lo vuole privatizzare l'ospedale? Chi lo sa, a Novi Tortona ce l'ha detto anche il sindaco che non lo... non ci vuole, non ci pensano nemmeno, ovviamente, per evitare altri problemi. Bene ragazzi, siamo praticamente alla fine. Vi ricordiamo la Fondazione Italiana Linfomi, seguitela, seguite queste due iniziative che riproporremo costantemente, sia un'iniziativa gastronomica, facendo piacere, sia una lotteria che
male non fa l'estazione a gennaio. Ringraziamo Elena Rossi e Elisabetta Masiero di essere state con noi. Grazie, grazie di essere venuti. Sono la grazie. Responsabile del fundraising, quindi quando le vedete potete per strada potete chiedere loro, io vorrei partecipare, come faccio? Potete mettervi in contatto con noi, saremo sempre, abbiamo tutti i loro riferimenti, per cui saremo anche da traduzione se non riuscite a farlo rapidamente. E veramente invitiamo tutti coloro che ci seguono, che hanno delle persone in contatto, di andare magari a usufruire dei servizi in questi locali e soprattutto comprare il biglietto della lotteria, perché siamo impegnati entro dicembre a venderne più di 10.000, quindi intanto si può fare. Da. Cioè, non è difficile. No, penso no. Bene ragazzi, noi vi ringraziamo di essere stati con noi, siete stati tantissimi anche oggi, avete tenuto botta tantissimo. Vi ricordiamo che domani mattina alle 7.30 saremo nuovamente qui, gli amici di Telecupole, se vogliono intervenire, interagire con chi ci scrive, dovranno alzarsi un po' prima alle 7.30 e mettersi in contatto su Facebook, però se ci volete seguire così, se vi piace la trasmissione, ci fate piacere e restate lì con noi. Vi ricordiamo che il turista non vuole pensieri. Il ricco è ricco e se volete comprare un biglietto della lotteria, chiedete a loro. Ciao! Ciao!